Ben ritrovati a T-Sport, apriamo parlando di Serie A ed in particolare di Empoli che archivia una settimana davvero amara dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. È arrivato anche il brusco stop ieri sera contro l'Udinese. Ascoltiamo allora le parole post partita di Maurizio Sarri. Sì, è una partita in cui in diversi momenti abbiamo avuto la sensazione di poterla vincere all'inizio. Dopo essere arrivati al pareggio nella fase iniziale del secondo tempo soprattutto, e poi ci siamo trovati sotto una situazione fortunosa, un cross sbagliato e ci è finito direttamente in porta. E può succedere, abbiamo anche reagito perché abbiamo avuto palla al pareggio con Maccarone, con Pucciarelli, con Verdi, e purtroppo non siamo arrivati neanche a pareggiare. È un po' frustrante perdere così, però può succedere, quindi bisogna ripartire subito dal prossimo allenamento con la stessa serenità di prima e con la stessa convinzione di prima di poter arrivare alla salvezza. Una partita un po' meno brillante di altre, ma questo fa parte della normalità dopo 5 partite in 20 giorni, perché stiamo giocando spesso e quindi è chiaro che la brillantezza e la qualità può venire un attimino meno, ma ho visto solo quello, un po' più disordinati nella fase difensiva, ma in fase offensiva abbiamo creato anche stasera. Bene invece Saponara, che giocava dal primo minuto dopo il suo ritorno, è stato sicuramente il più intraprendente del trio offensivo. Sì, è ripartito da dove ci eravamo lasciati e gli manca ancora qualcosa a livello di ritmo, a livello di tenuta. E dopo poco più di 60 minuti ha chiesto il cambio per Grampi e quindi vuol dire ancora gli manca qualcosa. A livello di qualità ci siamo e quindi un giocatore ci può dare una grande mano. La squadra crea, gli attaccanti stanno giocando tutti, stanno creando tutti, in questo momento abbiamo una percentuale realizzativa in relazione a quello che creiamo molto bassa. Nell'ultimo mese e mezzo due abbiamo dei numeri offensivi e sono addirittura superiori a quelli della Serie B per numero di palloni giocati nell'area avversaria, per supremazia territoriale, per tiri in porta e per occasioni di gol. E la percentuale realizzativa, che l'anno scorso era abbastanza alta, in questo momento è abbastanza bassa. Mister, sabato c'è la Roma, ci andate sapendo di dover riscattare un'ingiustizia? Se bastasse questo, certe squadre perderebbero diverse partite perché di ingiustizie ne fanno subire parecchie agli avversari. In realtà è una partita difficilissima e bisogna andarci con la convinzione, ci può aver dato la partita di Coppa, di poter stare in partita, e poi da qui a fare il risultato chiaramente il discorso è molto diverso, ma già entrare in campo con la consapevolezza di poter stare in partita sarebbe già un qualcosa da cui partire, sarebbe già vantaggioso. E continueremo a parlare di Empoli questa sera in seconda serata, ore 22:20, per commentare ancora nuovamente in modo approfondito la partita contro l'Udinese, ma anche il mercato con Bianchetti in cima alla lista, richiesto fortemente dalla Sampdoria. Andiamo a vedere anche velocemente invece il mercato in casa fiorentina, perché sono davvero ore decisive per il futuro di Cuadrado sull'asse Inghilterra e Spagna, veramente il giocatore molto richiesto e dunque asta tra Real Madrid e Chelsea. Ma andiamo a parlare di pattinaggio, perché nel fine settimana le stelle del pattinaggio artistico mondiale hanno fatto tappa a Firenze e a 70 anni dalla liberazione nel campo di concentramento di Auschwitz, in pista anche una suggestiva esibizione in ricordo della Shoah. Vediamo il servizio. Giorni dalla candidatura ufficiale di Firenze come città sede dei campionati mondiali 2016, le stelle del pattinaggio artistico internazionale incantano il capoluogo toscano, un evento ai confini tra sport e spettacolo andato in scena nel fine settimana al Nelson Mandela Forum, dove i migliori pattinatori mondiali si sono esibiti in occasione della quinta edizione degli International Skate Awards. Tanti campioni, soprattutto questa volontà di ispirare le coreografie di apertura alla candidatura di Firenze per i campionati mondiali del 2016.
una manifestazione fortemente voluta dalla città di Firenze, dall'amministrazione comunale, dalla regione toscana, e noi ci stiamo battendo per ottenere questo evento qui a Firenze, che sarebbe il coronamento di tanti sforzi che sono iniziati nel 2001 con un'altra edizione dei campionati mondiali che ebbe un successo straordinario, e quindi ci si ricollega a quel filone. Il 28 febbraio la Federazione Internazionale comunicherà la città prescelta per ospitare i mondiali nel 2016 e ci auguriamo ovviamente che sia Firenze. Ad aprire la due giorni una speciale coreografia dal titolo I Have a Dream, dedicata al sogno Firenze 2016, seguita da una suggestiva esibizione in memoria delle vittime dell'Olocausto da parte della compagnia pattinaggio Breganze, e alle attesissime performance tecniche dei migliori pattinatori al mondo. Il toscano 5 volte campione del mondo Marco Santucci ha dato il via alle esibizioni delle eccellenze tecniche internazionali, tra cui Daniel Morandin, Melissa Comin, Giulia Merli, Daniele Ragazzi, il giovane Enrico Sansone all'esordio nella manifestazione, Silvia Nemesio e Pierluca Tocco, la slovena Lucia Mlinaric, il campione argentino Daniel Arriola, ritirato dal professionismo ma nuovamente in pista per l'occasione, la pluricampionessa mondiale Paola Fraschini e il campione del mondo Gustavo Casado, brasiliano trepantato a Firenze, dove si allena quotidianamente sulla pista della Firenze Pattinaggio Oltrarno. Ad aprire gli International Skate Awards, Marco Santucci, 5 mondiali vinti alle spalle, poi però un grande infortunio e sei tornato in pista a livello internazionale qui a Firenze. Sì, per me è una grande emozione e sono contentissimo di aver aperto questo nuovo arco di carriera proprio qui a Firenze, perché io qui mi sento di casa, appoggiando una manifestazione internazionale come l'International Skate Awards, che ormai da anni fa impazzire il pubblico locale e non, e appoggia quest'anno la candidatura di Firenze come mondiale 2016. Ci sono buone speranze di vedermi già sul set internazionale da agosto e settembre di quest'anno. Appunto, essere intanto presente con la nazionale italiana, e quindi insomma già il mio rientro sarebbe al 100% un successo, però poi chi lo sa, magari si può andare all'europeo, al mondiale e magari continuare la carriera fino a Firenze 2016. Tutto esaurito per lo spettacolo di chiusura Vogue, un grande musical sui pattini con parti cantate e recitate dal vivo e l'inserimento di danza aerea e ginnastica acrobatica. Sulla pista oltre 40 tra i migliori pattinatori al mondo, compresa la più giovane atleta della manifestazione, la 13enne toscana campionessa italiana WISP Viola Pieroni. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una campionessa a livello mondiale, europeo, come gli atleti che si sono esibiti insieme a me. E andiamo a parlare di Serie A di pallavolo, perché il Bisonte si aggiudica il premio Pegaso per lo sport, ma raccoglie soltanto un punto contro Pomì Casalmaggiore, terza in classifica. Bisonte ancora terzultimo con 15 punti in classifica. Passiamo a parlare anche velocemente di Lega Pro, perché insomma nei quartieri alti del girone B il Pisa si allontana dalla vetta, ora è a meno 4 dalla capolista Ascoli, mentre si allontana dalla zona rossa la Lucchese, vittoriosa nello scontro diretto contro Savone. Resta quart'ultimo il Prato, raccogliendo il secondo pareggio consecutivo, dunque momento delicato per i biancazzurri. Ma io vi lascio alla prima serata sportiva dedicata al calcio dilettantistico, zona gol, ore 21:20, in conduzione Fabio Ferri e Francesco Benvenuti, negli ospiti in studio Matteo Cipollone e Franco Michelotti, ma attenzione perché in collegamento telefonico ci sarà Filippo Giusti, presidente della Sestese, per parlare delle incresciose vicende accadute durante Sestese Cattolica. Grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di serata.